Sotis, prego, Senaldi su Sotis e poi sentiamo Fornero allora, e Cottarelli. A me sembra questo, Ministro, io non ce l'ho con lei, però il difetto di questo governo è che non ha un mandato popolare, no? E quindi per questo, come ha rimproverato anche la professoressa Fornero, non può essere coraggioso. Perché secondo me, anzi, è un segno di verecondia non avere coraggio non avendo mandato popolare. Non avendo mandato popolare, che cosa ha fatto? Ha fatto macelleria fiscale. Ma dove? Con le partite IVA. Ma mi dica, togliendo le detrazioni ai contribuenti onesti. Mi scusi, io ho sentito la sua filippica per 10 minuti, non è che condividessi tutte le parole. Eppure non è che più di una mente le ho parlato solo. Andiamo piano, andiamo piano. Ministro, non vi parlate sopra, Ministro. Però io non ho parlato sopra ogni parola che non condivido. Macelleria fiscale, voi dovete intervenire fuori dalla macelleria fiscale. Segni tutto e gli risponde dopo, prego. Ma dove? E levando le detrazioni a quelli, agli italiani che dichiarano, pagano e sostengono questo paese. Ok. Punto. Riforme non ne potevate fare non avendo mandato popolare. Allora, Ministro.